Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per unboxare, per spacchettare un pacco in collaborazione con HelloFresh. Io sono veramente super felice, infatti oggi è arrivato, ci ha impiegato allora lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 5 giorni. È una box settimanale, ma ovviamente io adesso vi parlerò un po' di tutto. La scatola è enorme, infatti non la alzo perché è veramente gigante. Comunque, ovviamente loro creano 3 ricette, però voi potete scegliere i vostri piani. E infatti adesso io parlerò, però ho il telefono in mano così facciamo tutti i passaggi insieme. Vi inizio col dire che io giù nell'info box troverete un link, questo link ovviamente è un link affiliato, quindi se volete supportarmi ma anche volete risparmiare vi consiglio di ascoltare e di non skippare. Avrete uno sconto di 65 euro per un abbonamento di 3 box. Ovviamente le box possono essere settimanali anche perché HelloFresh è stato pensato per un abbonamento settimanale. Ovviamente non ci sono tutte le persone, anche tante persone lavorano o chi bene o male vuole avere comunque degli ingredienti e cucinare, sperimentare. Io ho sempre visto delle ricette wow, infatti sul sito ci sono 17-18 ricette che potete scegliere, ovviamente sempre in base al piano che andrete a scegliere. Ma adesso andiamo a vedere. In questo momento, perché sono molto emozionata, può sfuggirmi qualcosina, poi nei vlog seguiranno dei vlog dove prepareremo insieme le ricette e anche ovviamente assaggeremo. Facciamo la registrazione in schermo, altrimenti me ne dimentico. Iniziamo, apriamo il link, che ovviamente voi troverete giù nell'info box, e la prima schermata che vi uscirà: abbonamento flessibile a box ricette. Ecco cosa stavo dicendo, che mi è venuto in mente proprio in questo momento. Non per forza una volta che avete acquistato la vostra prima box, quindi dopo che avete pagato, potete anche subito mettere un attimo in stand by l'abbonamento e quindi di ricevere solo la box che avete pagato. Ovviamente è un abbonamento molto flessibile, che se voi volete ritardare di una settimana potete farlo, poi nella vostra area potete gestire questo come volete. Allora, primo step, vi chiederà il numero di persone, che va da 2 e da 4. Io adesso vi faccio l'esempio per 2 persone, che poi è quello che ho scelto io. Ricette a settimana, voi potete scegliere dalle 3 alle 5 ricette e io ho selezionato 3 ricette. E infatti già, da come potete vedere, tramite il link che io vi ho lasciato giù nell'info box, già vedrete box ricette 36 euro scontato, 16,99 euro, consegna gratuita. Ovviamente avete questo sconto di 65 euro per 3 box. Prima di cliccare scegli questa box, se voi scendete, giù vi fa vedere tutto il menu, quindi ci sono i nuggets di pollo, fritti e non fritti, le quesadillas, veramente tantissime ricette che potete scegliere. E poi ad ognuno la sua preferenza. Potete scegliere tra carne e pesce, famiglia, vegetariano, contacalorie e flexitariano. Io ovviamente ho scelto per questa box carne e pesce, ma potete fare pure, potete fare pure una doppia selezione, quindi fare carne e pesce e famiglia, oppure solo carne e pesce. E poi cliccate, andate sopra oppure sotto, potete inserire anche l'email, scegli questa box, cliccate scopri le box, vi fa andare avanti, vabbè, vi fa fare un'altra volta lo stesso procedimento, 2 persone, ricevi suggerimento, quante cene desideri cucinare ogni settimana, 3. Selezionando questa box vi fa creare il tuo account, se non siete ancora registrati create l'account, poi vi fa inserire il pagamento, dopo vi fa scegliere le ricette, però io, da come vi ho detto, voi tutte le ricette le potete visionare già sotto, così da andare già mirati. Quindi questo è quello che vi volevo dire, per qualsiasi cosa voi potete scrivermelo, perché sicuramente mi sarà sfuggito, però questo è quello che ci tenevo a dirvi. Arriviamo alla parte più bella. Di spacchettare. Io sono troppo euforica. È tutto in carta. Sì, anche lo scotch. Anche lo scotch. Guarda che bello. No, dammi il telefono, devo fare un video. No, raga, è meraviglioso, veramente.
volta le brochure dobbiamo leggerle. La prima, tieni tutti i sconti a portata di app, vabbè. Ah, perché HelloFresh ha anche l'app. Poi ci sono... Allora scansioniamo per scoprire il prossimo sconto sulla box. Ci sono le ricette. Io direi di iniziare con... La numero uno. La numero uno, questa. La numero uno sarebbe pollo alla paprika in glassa BBQ. Wow. Quindi... Qua allora, vi dice 40 minuti, parlato troppo. Poi qua elenca tutti gli ingredienti che ci saranno. Ovviamente tutti gli ingredienti nella box avranno l'icona 1. E poi dietro ovviamente racconta tutto il procedimento. I valori nutrizionali, gli allergeni, conservare il kit in frigo, da tutte le indicazioni. Esatto. Questa è appunto la ricetta. Quindi... Quindi dovremmo prendere ancora tutti gli ingredienti. Oh, che cos'è questo sacco? Vai. Al numero uno. Hai detto che è per due persone. Sì, sì, l'ho detto. Due persone, ne abbiamo selezionato carne e pesce e tre ricette. Tre ricette. Vai, numero uno. Apro. Che cos'è? Sì. Non togliere il colore. Eccola qua, al numero uno. Allora, cosa c'è qua dentro? Allora, c'è la paprika affumicata, vediamo, la salsa barbecue, l'insalata mista, le patate, la maionese, senape, limone, erba cipollina e petto di pollo a fette. Dai, subito il frigo. Sì. Che cosa hai preso? Vediamo. È bello anche perché non sai cosa c'è dentro. Cosa sono? Allora, sta tutta la ricetta. Allora, l'erba cipollina. Ok. Poi ci sono. Questa è la Hello paprika affumicata. Aspetta. Ovviamente poi lo vedrete nel dettaglio. Ah, maionese. C'è pure maionese, ketchup. Salsa barbecue. Salsa barbecue. E poi ci sono. Questo. Le patate. Questa è la patata bianca. Poi, ma una sola ce n'è? No, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patate. Okay. E poi ci sta un limone. Sai che mi viene in mente? La prova del cuoco che faceva il sacchetto. È vero, ma comunque qui ci sono okay, tutte le patate. C'è tutto. Mettiamo tutto di nuovo dentro. E poi forse sta lì, giusto. Dividiamo tutto. Okay, dividiamo. Poi qui c'è un altro sconto di Colvi, no, questi fiori. Ah, questo è lo sconto dei fiori. C'è stato anche un altro brochure in cucina con HelloFresh. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle box di ricette. Wow, adoro. Ok, vai, pesca tuo. Pesca proprio perché poi sono predivisi. Per quello no, apriamo dopo questo sacco. C'è un sacco gigante. Ok, poi che cosa c'è? Non lo so. Vedi che numero allora è. Passiamo alla seconda ricetta. No, vai, pesca e poi vediamo che ricetta è. Allora, questa è proprio due. Che è la seconda ricetta. La seconda ricetta. Ok, la seconda ricetta è frittelle di zucchine e carote. Ecco qua. Questo pronto in 45 minuti, piccante, uova non incluse. Quindi non sarà perfettissimo tipo per oggi che era venerdì. Infatti. Allora ci sono zucchine, carote, semi di zucca, formaggio a pasta dura julienne, peperoncino tritato, limone, insalata mista, maionese, formaggio greco, prezzemolo e paprika dolce. Allora, poi in quel sacco sono cool e sostenibile, vedi? Adoro! Ma pure come è stato, sembrava un sacco di patate. Vediamo cosa c'è. Vediamo. Allora, ma no, è troppo bella, c'è un'emozione incredibile. Ti voglio vedere i fornelli in realtà. Allora, prezzemolo. Allora, prezzemolo, già, che carè? Prezzemolo. Una zucchina. Bella. Zucchina. Paprika in polvere. Ok. Una carota. Un limone. Oh, bella faccia, no, sono proprio belle queste verdure. Paprika, no, peperoncino a scaglie. Ok. E poi ci sta... Oh, la lattuga. Insalata. L'insalata mista. Insalata mista. E poi ci stanno i semi di zucca. E c'è la maionese. Ok. Sì.
Perché poi lo devi riprodurre uguale, con lo stesso... Sì, pure il piatto ci vorrebbe così bello. Anche se questo dobbiamo farlo proprio in cucina, spacchettare sulla tavola. Va bene. Sarebbe stato più bello, vabbè. Poi, non andiamo avanti. Quindi questa è la numero 2. Questa è la numero 2. Poi, numero 3. Numero 3, che sarebbe questa qui. Questa pure, questa ricetta pure messina. Che cos'è? Maiale speziato glassato in agrodolce con pak choi, arachidi e riso jasmin. 30 minuti. Questa è la un attimo gli ingredienti. Vai. Lime, carota, aglio, zenzero, riso jasmin, arachidi, salsa sweet chili, mix di spezie stile asiatico, l'onza di maiale e baby pak choi. Adoro. Wow. Allora, ci sta questa che abbiamo detto che è l'agrodolce. Bene. Poi c'è lo zenzero. Wow. C'è neanche tipo della bustina. Cioè, queste pure ti insegno a cucinare. Bravo. Cioè, questo è pure questo, perché dietro ci sono tutti che i procedimenti. Siamo abituati a quindi a usare questi ingredienti. Lime. Si può abituare a cucinare. No, a usare questi ingredienti. Carota. Carotina. Cioè, questo pezzo di zenzero non l'ho mai visto. Poi ci sta l'aglio. Ti hai detto che cos'è questo? Non lo tiro fuori perché il baby... No, fai vedere, voglio vedere. Il baby... Aspetta che si pak choi. Vedi, si deve tutto pulire perché c'è ancora un po' di terreno. Va bene. E poi ci sono pure gli arachidi. No. No, non sono arachidi. Sì, sì, arachidi. Sì, sì, sono arachidi. Sì, sì, ah, arachidi. Aspetta, c'è pure qui sotto... Jasmine. Ah, riso. C'è Jasmine qui sotto. Cioè, è vero, non è molto indicato come siamo messi, però non è molto pratico. Non è molto pratico, però ce l'andiamo, lo facciamo andare bene. E andiamo con... cioè, io lo devo far vedere. C'è un sacco, la cura nei dettagli. Ne vogliamo parlare nella carta. È proprio un sacco. Mamma, aspetta. Allora, questa è l'insalata mista che va vicino, secondo che me va vicino alla frittella. Sì, che io l'ho vista sì, lì alla frittella. Okay. C'è il formaggio così a scaglie che andava sempre con le frittelle. Esatto. Poi la formaggio greco. Formaggio greco. Greco che va sempre con la ricetta numero 2, quindi le frittelle. Esatto. Poi pollo. Pollo. No, l'onza. L'onza. Ok. Quindi maiale speziato. Okay. Questa qua. E poi questo. E poi scusa per due persone, ma che ci mangiano due persone? Sì. Sono due fettine forse. Mm-hmm. E poi questo è il tetto di pollo. A fette. Wow. Basta, finito? Basta. Sì. Cioè, ragazzi, mi c'è tantissimo ghiaccio. Mantieni un sacco perché è proprio come se fosse una bag. Cioè, wow. Sarà fatto sicuramente con dei materiali. Sì, sì. Chiudi. Comunque, io sono rimasta molto, e dico veramente molto soddisfatta. Io non vedo l'ora di sperimentare. Io sono veramente troppo soddisfatta e ovviamente grata a Hello Fresh per avermi dato comunque questa possibilità, questa occasione. E vabbè, poi seguiranno video, cose. Sì, che poi ho visto anche, c'è la sezione street food. Quindi si può fare. E quindi nulla, io veramente molto soddisfatta. Anche io tanto, veramente tanto. Bella. E quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!